Liliana, partiamo da te, anzi da voi. Di che si occupa il vostro studio? Chi siete? Allora, noi siamo due progettisti, due architetti, ci conosciamo da una vita e ci occupiamo soprattutto di interni, anche se progettiamo, facciamo interni di architettura. Essendo uno studio di architettura, si tratta di... c'è sempre un'attenzione... Quindi oltre a te, Marina? Dall'era, è la mia collega e amica, e facciamo interni, ci occupiamo un po' di tutto, dalla distribuzione agli spazi funzionali per poi arrivare fino al disegno degli arredi. Il nostro studio è vero che facciamo soprattutto interni, ma poi abbiamo collaborazioni con altri studi che si occupano di cose più svariate, dal retail, hotellerie e anche ristorazione. Quindi queste collaborazioni sono le più diverse, però oggi parlerei di un progetto di interni perché è quello che un pochino più ci identifica. E nello specifico è un interno di una nuovo all'interno di un appartamento all'interno di un condominio a Milano, nella zona di Porta Nuova, che sono un po', diciamo tra virgolette, lo standard delle cose che ci capitano in questo periodo, cioè nuovi appartamenti completamente in situazioni totalmente nuove che vanno personalizzate. Quindi c'è capito lato libero in quel caso. C'è lato libero però fino a un certo punto, perché tu gli dai proprio una personalizzazione a qualcosa che non ce l'ha. Il nostro modo di lavorare è quello sempre di creare una forte sinergia con il cliente e alla fine della fiera, se non è amico, diventiamo amici. E per forza di cosa. E in questo caso era una giovane famiglia composta da una coppia appassionata di fotografia e una figlia adolescente. Quindi l'appartamento non aveva una metratura esagerata, però aveva tutte delle condizioni per essere qualcosa di interessante. La prima volta che siamo andati in cantiere siamo rimaste folgorate dalla vista, perché è un appartamento che ha una facciata molto bella sulla zona giorno e parte della camera da letto su una Porta fotografia nuova. Ma sembra una fotografia di Gabriele Basilico. Ma che piano è? Al quinto. Quindi sei già abbastanza per Milano in alto. In alto. E vedi questa distesa di shed che dà una conformazione, una colorazione bianca e nera. E quindi abbiamo pensato di lavorare molto in contrasto col colore. Quindi fuori c'è questa immagine in bianco e nero della città e all'interno i colori. I colori li abbiamo utilizzati negli arredi che abbiamo disegnato nel dettaglio. E abbiamo utilizzato un pavimento, una doga grande formato in rovere e tinta, che dà una sua caratteristica all'appartamento. Che importanza ha il materiale legno nei vostri progetti? Tanto, perché alla fine della fiera, disegnando tutto, alla fine la maggior parte degli appartamenti sono disegnati quindi con materiali sul legno. E su misura il legno. Sono customizzati per loro, il pavimento è la prima scelta che si fa all'interno dei cantieri, quindi la colorazione del pavimento poi determina anche di conseguenza quelli che saranno i colori degli arredi degli interni. Vabbè, abbiamo capito che è importante quindi per voi, però ti chiedo una parola chiave che identifica il vostro modo di lavorare o anche una locuzione. Per esempio, siete in studio con Marina, rimbalza questa parola che... Allora, più che anche in cantiere? Sì, no. Più che in Barcellona, cioè, mi sarebbe piaciuto parlare un po' di quello che è il nostro logo. Che noi, la nostra parola è un po' curiosità. Noi abbiamo questo logo che sono tre occhietti, che sono praticamente quattro occhi che si sovrappongono e sono i nostri occhi che girano guardando il mondo e cercando. Siccome guardo i tuoi occhiali, che sono un pentagono irregolare, sì. Pensavo ai quattro occhi più il terzo occhio, che è quello dell'altro. No, in verità sono quattro occhi nostri che si sovrappongono e ci guardiamo intorno e così, un po' aperti al mondo che cambia anche all'interno della nostra società. Cioè. Sì. Grazie. Grazie mille a te.